ma deve essere fatta su base ICF. A questo punto, e noi la dobbiamo pretendere, cioè se allora ragazzi, il punto è questo: noi possiamo fare due scelte, o quello di decidere che i nostri territori siano le terre senza tempo, senza storia e senza Dio di Casolevi, o decidiamo di agire noi in prima persona e facciamo in modo che il nostro territorio cominci a essere un territorio con tempo, con Dio e con coscienza. Noi abbiamo questa grande forza che è quello di sapere leggere, scrivere e ragionare, perché siamo insegnanti. Allora l'ignoranza è la barriera più forte. Nel momento in cui io conosco, non devo avere paura di segnalare delle discrepanze. Allora, vi racconto un episodio giusto per... se ci mettiamo tutti insieme, noi diventiamo forza. Cioè veramente, se i primi a volersi includere siamo noi, riusciamo a essere anche una forza propulsiva verso l'esterno. Quindi se cominciamo per prima noi a scardinare determinate diciamo mentalità, perché poi di mentalità si tratta fondamentalmente, allora a questo punto le 25 ore col caldo che dobbiamo fare a luglio cominciano ad avere un senso. Se no, poi ci siamo conosciuti che è stata lunga, anche questa è una bella esperienza, ma poi diventa, voglio dire, che non è in a se stessa, insomma, perché non ha poi tutta la forza che in realtà dovrebbe avere. Allora, io ho capito che in questo campo la promozione, però è vero che c'è la solitudine, però quello che dico io, se in una scuola di 40 persone nessuno vuole fare l'inclusione, siamo 39 contro 1, io scrivo e lascio una traccia, la lascio lì, dopodiché la lascio all'organo superiore, all'altro organo ancora, comincio a seminare e soprattutto se la faccio concretamente con gli allievi che hanno delle difficoltà, poi ci sono i genitori che cominciano a rompere e a prendere. Allora il discorso è questo, cioè voglio dire, da una cosa a un'altra, se io dirigente c'ho un istituto che non è in sicurezza perché magari mi lanci dal palazzo, allora prima cosa che faccio, chiudo la scuola o metto il doppio, dopodiché mi vado a incatenare sotto al provveditorato, cioè voglio dire, c'è bisogno comunque di un'azione, di un'azione che sia forte, che può essere pure chiamata striscia notizia, cioè voglio dire, ma noi dobbiamo arrivare a questo punto, ma qualcosa pure la dobbiamo fare, cioè se noi ci mobilitiamo in maniera attiva, propositiva e partecipativa, allora a questo punto la situazione diventa diversa, cioè se al centro del territoriale di supporto noi diciamo: guarda, noi abbiamo finito il corso, al corso noi abbiamo visto questo modulo, ci piace proprio tanto, per piacere lo mettete in rete perché vogliamo che tutti lo utilizzino. Scusate, noi abbiamo finito il corso, volevamo farci una riunione con tutti quanti, quando la fissate, queste sono le firme, siamo 60 persone. A quel punto tu al centro crei un problema grosso. Ma il corso ICF è stato fatto lì, era quella la scuola buona, era quella la scuola che faceva la maestra. Chiamatemi per nome, vi prego, come chiamate professore? Scusate, lei ha messo una riga nella piaga, perché sta toccando una tematica la diversamente abili, che è una piaga nelle nostre zone. Perché a me è stato risposto, perché a Milano queste cose nessuno. Ma Milano è Milano, e perché qua no? La legge vuole a Milano. Come noi abbiamo fatto sempre così, continuiamo. Lei ha messo le dita nella piaga. Mi fa piacere. Cioè, il ragionamento è che tanto niente ci possono. Quando ti esponi, cioè, non è più questa essere non ascoltata. La disabilità. Ma tanto, non parlare così, cioè, non più ascoltare, non parlare. Che cosa? Voglio dire, la situazione. Per cui richiedere una diagnosi funzionale su base ICF è una questione di civiltà, perché se io non faccio una diagnosi su questa base,
non dico che l'integrazione non si può fare, e questo l'abbiamo capito, ma non riesco a garantire un principio che a quel ragazzo, a quel bambino è garantito dalla Costituzione. E io sono un funzionario pubblico, e in qualità di funzionario pubblico non voglio dichiarare il falso. Questa è la questione. Ora, la diagnosi funzionale su base ICF, io ho cercato di stigmatizzarla con due immagini. Quella funzionale non su base ICF, cioè veramente noi non ci riusciremo a capire assolutamente nulla. Quella su base ICF invece è una diagnosi di immediata utilità, lo dice il legislatore stesso. Perché? Perché ci fa capire quali sono gli obiettivi appropriati sulla base degli stili di apprendimento e quali sono i metodi di lavoro che io devo utilizzare, che sono efficaci e efficienti per il mio allievo. A quel punto anche la mia azione di programmazione è semplificata, perché io capisco in prima persona quali sono le cose che posso fare e quali no. Perché io devo pensare a fare in modo, diciamo così, di rendere e di misurare la mia azione formativa su ciò che è possibile realizzare, non su ciò che è impossibile. Cioè, se io voglio fare una lezione su il passaggio dal latino al volgare nei secoli decimo e undicesimo dopo Cristo, e mi trovo di fronte una platea di ragazzi che fanno tra virgolette una scuola professionale per l'agricoltura e quindi non hanno gli strumenti, non sono i ragazzi che sono stupide, sono io che non ho capito niente. Perché è sempre il fatto del pesce. Voglio fare in modo che il pesce si arrampichi sull'albero, ma il pesce non è nato per si arrampica sull'albero. E la forza che io ho e il livello di incisività che io posso avere sulla formazione delle giovani menti è talmente tanto forte ed è talmente tanto grande che è veramente forse quella più incontrollabile e anche quella che espone di più. Il vero e proprio controllo e formazione del cittadino parte anzitutto dalla scuola. Se la scuola vuole creare e vuole fare del popolo una massa, lo può fare. Se vuole fare di una massa un popolo, lo può fare allo stesso modo. Al di là dei media, di tutte le cose, è una questione di linguaggi, è una questione di ascendente che noi abbiamo nei confronti dei nostri allievi. Ora, per questo la diagnosi funzionale su base ICF. Che cos'è l'ICF? Parentesi, sul Padlet vi ho scaricato il manuale con la codificazione ICF, che riguarda quindi tutti i tipi di disabilità e di limiti funzionali, che riguarda la scuola. È ottimo perché nel momento in cui noi teniamo la diagnosi con un determinato codice, poi là c'è anche la leggenda su come va letto, ci sono le varie aree, è semplicissimo, ti dice quello che puoi potenziare e quello che invece non è potenziabile. Diventa per noi uno strumento indispensabile, tra l'altro essendo online, essendo un PDF, dice ma questo ho 300 pagine, ho capito, ma noi tanto facciamo circa, mettiamo, che ne so, ICD F81.03 e c'è un